radici, queste luci in tutti quanti noi, perché possiamo vivere un Natale da cristiani e come famiglia. Per Cristo nostro Signore, amen. Auguri a tutti e buona festa dell'Immacolata. Sentiamo anche l'amico Franco qui, passo la parola. Bentrovati, 8 dicembre, Rutino, uno dei comuni del Cilento interessantissimi dal punto di vista enogastronomico ma anche paesaggistico. Siamo in compagnia di Giuseppe Rotolo, il sindaco di Rutino, che quest'anno festeggia un Natale leggermente diverso, nel senso che grazie a un bando regionale hanno ricevuto un finanziamento, i cosiddetti fondi POC, e quindi possono assolutamente organizzare un Natale ancora più ricco, ecco, in questo senso, anche se dobbiamo dirlo, il Natale è sempre una bella manifestazione di amore e di pace. Sindaco, soddisfatto di questa prima iniziativa di oggi? Assolutamente sì, soddisfattissimo, anche perché cominciamo a vedere i risultati di un lavoro che si sta approfondendo da mesi e che ovviamente, come dicevi tu, grazie a questo finanziamento della Regione Campania ci consente di fare un progetto di largo respiro, perché per noi non è solo il Natale importante, noi iniziamo adesso un cammino che vogliamo sia portato avanti per creare un punto di interesse, cioè Rutino deve essere un punto di interesse perché merita di esserlo, perché Rutino ha due cose che sono assolutamente uniche, no? Il volo dell'angelo, che è un evento unico, credo, a livello internazionale, ed è bellissimo ed è un evento che va pubblicizzato, va promosso a più non posso, e poi abbiamo un'altra cosa che è altrettanto importante ed è San Matteo. Su queste due tematiche noi riteniamo che Rutino possa spendere bene il suo nome, la sua gente, il suo territorio, la sua capacità organizzativa e possa diventare, almeno ce lo auguriamo, un paese accogliente per chiunque vuole passare qui qualche ora spensierata, come dire, in mezzo al verde, alla natura e anche ad un clima che tutto sommato è privilegiato. Avremo tante iniziative nel mese di dicembre fino al 5 di gennaio. Quelle più significative, le tappe più importanti saranno il 22 di dicembre gli amici di Novivelia dell'associazione Nascetti a Novi, che ripresenteranno per la seconda volta, perché fu già fatto lo scorso anno, il presepe vivente, e questo ci inorgogliosisce, ci fa piacere, perché, come dire, consolida un rapporto di amicizia e di fratellanza con gli amici di Novi, che ci fa solo piacere. Seguirà il 26 di dicembre la cantata dei pastori, sempre nella chiesa di San Michele Arcangelo, a cura di Gaetano Stella, che, voglio dire, non ha bisogno di presentazioni in quanto ha bravura e capacità rappresentative, artistiche, e quindi avremo 15 attori in costumi d'epoca che faranno la cantata dei pastori. Chiuderemo il 5 di gennaio, sempre in chiesa, con il concerto dell'artista cilentana Piera Lombardi.